Far incontrare i giovani del Mediterraneo, farli conoscere, offrirgli piattaforme dove possono continuare a dialogare fra di loro e chiedere alla politica, alle istituzioni di fare fino in fondo la loro parte per costruire un Mediterraneo di pace e di sviluppo economico. È stato il benvenuto del presidente della regione toscana Enrico Rossi ad aprire la 2 giorni di MedNet, il primo meeting organizzato da Regione Toscana, Oxfam Italia e l'associazione aretina Rondine Cittadella della Pace, con la collaborazione di ONG e associazioni toscane impegnate nell'area mediterranea. Il parco di San Rossore, nel Pisano, ha accolto 120 giovani fra i 18 e i 35 anni provenienti da 11 paesi europei, africani e medio orientali, tra i quali Marocco, Tunisia, Egitto, Libano, Palestina ed Israele. L'obiettivo è quello di dar vita ad un network di giovani in grado di costruire piattaforme politiche per un Mediterraneo di pace. Il nostro paese ha bisogno di un'Europa che guardi anche a sud. Noi abbiamo grandi interessi nello sviluppo dell'Africa del Nord, abbiamo interesse ad un mare di pace, di cooperazione, di sviluppo, un mare da cui siano banditi i fondamentalismi. Il primo giorno è stato caratterizzato da un appello corale per la Palestina e per i suoi giovani. Pace e libertà per le nuove generazioni è la richiesta arrivata dal sindaco di Betlemme Vera Baboun, ospite della prima sessione di lavori. I giovani sono i maestri nell'uso della tecnologia per sviluppare conoscenza, ha sottolineato la Baboun, e la chiave è unire la loro volontà a quella delle istituzioni politiche. Can we all together? Siamo in grado tutti insieme di prestare ascolto al potere e alle capacità dei giovani? E se loro non volessero, ma lo escludo, spetta alla politica istigarli al cambiamento.